Ricordiamo l'appuntamento con Pinuccio ogni mercoledì alle 11.11, la replica la domenica alle 18.11, la pillolina blu ogni giorno tranne il mercoledì alle 13.11. Mercoledì siamo noi. È giusto. Siamo allora, noi. Oggi stiamo parlando di che cosa? Abbiamo preso spunto da una frase della Boschi che ha detto: non giudicatemi per le forme, ma per le riforme. No, voglio essere giudicata per le forme, non per le riforme. Per le forme, no, per le riforme. Il contrario, per le riforme, non per le forme. No, no, per le forme, ha detto. Per le forme. Ad Austin le forme. E allora, che cosa volete da me? E abbiamo chiesto quanto le forme contano in ambiente lavorativo. L'aspetto estetico, l'aspetto fisico. Sì. Ma tu... ti sei mai presentato? Che ti metto la canzone? No, quella la mettiamo fra poco. Ti sei mai presentato ad un colloquio? Con Reggiseno? Fatto il piacione. Ma io devo dire la verità: ho avuto la fortuna di non avere molti colloqui nella vita. Ma anche amato al telefono. E chi era? E che dice: vuoi fare questa cosa? Abbiamo visto su internet le cose che fai. E quindi no, non mi è capitato. Da giovane, quando volevo fare l'attore a Roma, mi è capitato qualche volta di avere qualche proposta da uomini per ottenere delle piccole parti in qualche fiction, in qualche cosa, da questi casting director, chiamati così. E ho detto: sì, un attimo, vado un attimo a telefonare a casa, poi vengo. Vado a prendere Salvino, poi vengo. Non lo so, direttamente, insomma. E quindi voi mi avete visto in qualche fiction nazionale? Non ancora. E quindi vuol dire che mi sono shoot. Abbiamo Michele al telefono. Pronto, Michele? Ciao a tutti, ciao. Michele, vuoi fare la fiction? C'è fiction, qua siamo messi male. Che è successo, Michele? Tu ci hai detto che non solo l'aspetto fisico, ma anche la macchina. Ma anche la macchina, scusi, come funziona? Funziona così, fidati. Cioè, devi arrivare col macchinone al colloquio. Sì, poi ci sono gli infamoni che parlano. No, questa è la macchina che apri e conserva nulla. Questo non serve. Scusa, però, se tu arrivi con la macchina da 80.000 euro per un colloquio part-time, 600 euro al mese, quindi, scusa, ma questo qua? Cosa ah, vuoi? A dove? Cioè, tu dici per i colloqui quelli importanti bisogna andare con la macchina. Quelli importanti, ma anche quelli meno importanti, perché si dà comunque molto risalto a come ci si presenta. Io la penso così. Cioè, tipo l'abbigliamento anche. Anche l'abbigliamento. Tu come ti vesti quando vai in colloquio? Giacca, cravatta. Qui giacca e mezzo profumo. Mezzo profumo. Mezzo profumo, c'è mezza bottiglia. Troppo dalla testa. Poi. Cinque gocce di primitivo di Manduria. Cinque gocce di Girbun, però, non quelli falsi. Senti, ma ci ha provato mai qualcuno con te sul posto di lavoro, Michele? No. Ah no, mai. E tu? E io neanche. Perché la serietà è importante pure. Sì. Però diciamo, hai mai visto in ambiente lavorativo cose del genere? Sì e no. Però io sono in un ambito lavorativo particolare. Sono un odontotecnico. Quindi i miei colloqui sono prevalentemente verso i medici dentisti. Quindi lui avrebbe bisogno di una assistente, di un'infermiera. La è l'infermiera. La senti, Michele? Tu hai bisogno di un'infermiera di notte? No, è mia moglie. Tranquillo. Queste sono le canzoni. Che mettete voi? Alza il volume! Vedeo! Devo fare il palinsesto alla radio. Allora, Michele, quindi tu quindi sei tu che assumi? No, che assumi? Io sono tecnico, io mi presento dai medici per chiedere lavoro. È odontotecnico. Però diciamo, negli studi dei medici dove sei andato, ti è capitato qualche volta di trovare la segretaria buona? E certo, il medico deve attirare gente, quindi mettono anche le segretarie di bella presenza, belle. Quindi diciamo è una anche se non sono parlare italiano, tanto non parlano, non sono una schierina davanti e c'è il registratore da dire. Cinicissimo il nostro amico, capito tutto. Allora Michele, noi ti salutiamo anche perché dobbiamo leggere il messaggio di Giulia. Buona continuazione. Ciao Michele, mi raccomando. Io posso salutare i miei colleghi che sentono Radio Serena di Bari e dintorni. Ma certo. E mia moglie ovviamente non mi sta ascoltando, però probabilmente in replica ascolterà stanotte. Stanotte.
Allora, un saluto a te Michele, la tua elefantino, va bene? Ciao, grazie a voi. Ciao, ciao. Allora, ciao, Giulia ciao. Scrive: buongiorno ragazzi, la signora al telefono, quella di prima, ovviamente, quella prima. Simona, ha ragione, io personalmente non mi sento cesso, ma nemmeno Belen. Comunque nell'ambiente di lavoro chi è un po' meglio degli altri fisicamente sfrutta la cosa e ne riceve vantaggi di ogni tipo. Qui diciamo è emerso questo fatto, cioè nessuno ha detto no, uno viene apprezzato perché è intelligente, preparato, cioè tutti stanno dicendo la stessa cosa, sì, uomini e donne. Donne stanno veramente denunciando questi uomini che zompano praticamente addosso. Beh, a loro. Però denunciano pure le donne che a loro volta, diciamo, sfruttano. Sì, ma stanno le donne che sfruttano, dai. Tu, pure gli uomini che sfruttano. Tutti, siamo tutti sfruttatori, e questa è la verità. E Sabino uno sfruttatore o no? Sabino... Però tu lo provochi. Ma certo che lo provoco. Sabino, ma tu che cosa sfrutteresti se avessi, non lo so, la possibilità di dare un posto di lavoro? Dalla vita in giù. Radio Selene. Radio Selene. La Puglia in onda. Ringraziamo il centro commerciale Mongolfiera Bari Santa Caterina e lo studio fotografico Fotogrammi ad Andria, in via Foggia 7. Oggi abbiamo parlato di un argomento scottante. Ci aspettavamo pareri contrari, invece no, invece no, tu, sì sì è vero, il fisco, sì, pure io, pure loro, ho visto quelli che... Non si sono sbilanciati molto, no, oggi. Quindi dovremmo fare un saluto che lascia insomma una morale rispetto a questa storia. Ci suggeriscono dalla regia, sì. Ma Fotogrammi Studio Fotografico che sta qua, che voi non lo vedete, non lo sentite, i colloqui come li fa? Per fare foto, ma lui non fa colloqui, lui fa solo le foto. Giustamente, il colloquio su alla foto, ma fa il casting. È mai successo che è venuta una donna che dice voglio fare un servizio fotografico e ha provocato e non lo voglio pagare? Ha provocato, guarda come soffre. Secondo me, lui non ce la racconta giù. Cioè, noi parliamo e quel fa i fatti. Là. No, lui è dovuto stare comunque al posto suo. Non ha dovuto fare niente perché l'etica professionale. No, però, un dolore è qua. Posso un attimino andare in bagno per cortesia? Ma secondo di profilo sto meglio. È così, come va? Quando fa freddo, la menna si rigidisce. Per la foto. Stiamo così oggi. Non fare il flash. Allora, vabbè, salutiamo con l'uomo flash torna, sì, ci vediamo mercoledì, la pillola ricordiamo tutti i giorni alle 13:11, la replica la domenica alle 18:11. Ciao.